Si stanziano 900 milioni di euro a favore di Mediocredito Centrale per la Banca del Mezzogiorno, quindi Popolare di Bari potrà essere acquisita dal Mediocredito Centrale e diventare il perno di una nuova aggregazione che possa sviluppare una banca del Mezzogiorno che serva a ridurre il costo del denaro per le imprese del Sud che rimane troppo alto. A 24 ore dall'approvazione alla Camera con 412 voti favorevoli e nessun contrario del decreto per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e la realizzazione di una banca di investimento, gli onorevoli pugliesi del PD fanno il punto sul provvedimento le cui misure si inseriscono nell'azione di rilancio della Banca Popolare di Bari che il 13 dicembre era stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia. La Camera ha anche accolto un ordine del giorno firmato Savino e Dattis a tutela degli azionisti. Il decreto ora passa al Senato per la seconda lettura e dovrà essere licenziato entro il 14 febbraio. Dal sostegno dell'occupazione delle imprese del Sud all'attribuzione a Invitalia di un contributo in conto capitale fino a 900 milioni nel 2020, dai report sulle attività finanziarie alla conferma dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia per gli amministratori. Mi piace pensare a questo provvedimento legislativo non solo come un intervento serio per risanare o provare a rilanciare l'istituto bancario più importante della Puglia e del Meridione, che rappresenta anche parte della storia della nostra città e non solo, ma serve anche a immaginare un nuovo soggetto creditizio che intervenga nel sistema creditizio del Sud